Primo tentativo. Bella ragazzuoli, in questo video andremo ad unboxare i grippers che ho comprato di recente e in più verso la fine vi farò vedere la tecnica segreta per poterli chiudere anche quelli più difficili, perché per come ogni cosa c'è la tecnica segreta per fare tutto. Bella a tutti ragazzi, oggi unboxing speciale, ci è arrivato un pacco e ci è costato 119,80 centesimi più 50 di tasse in dogana, quindi quasi 200 euro per questa stronzatina qui. Apriamolo, apriamolo, vediamo. Siete curiosi? Anch'io, vediamo. Grippers, per potenziare gli avambracci. Vedete già che ne ho due, l'uno e l'uno e mezzo. Quindi ho preso il trainer, il punto 5, poi ho l'uno, l'uno e mezzo, il 2 e il 2 e mezzo. Quindi ragazzi, adesso andiamo ad aprirli. Proviamo a chiuderli uno a uno e vedremo fino a dove riesco ad arrivare. Iniziamo a riscaldarci. Questo è quello tarocco con cui mi riscaldo. Vedi? Chiuso. E il trainer l'abbiamo fatto. Proviamo al mezzo. Chiuso. Proviamo l'uno. Chiuso. Questo è l'uno e mezzo. Chiuso. Due. Francio, se tu stai guardando questo video, ti volevo dire una cosa, che io ho controllato pure su internet e il tuo famoso gripper nero in realtà equivale, parola di Gigi Muffo, non lo dico io, equivale a un 2 della Captain of Crush. Ho scoperto che poi i chili che sono indicati sui grippers variano da gripper a gripper, non sono assoluti. Difatti non c'è ancora un metodo riconosciuto da tutti in modo che possa unificare e capire quanto un gripper equivale, perché molti lo fanno in chiusura laterale, alcuni lo fanno tipo in chiusura verticale con dei pesi, quindi non è ancora unificata la cosa. Però a parole di Jimufu il nero equivale più o meno a un 2, quindi non siamo tanto lontani. Ok, un 2 e mezzo, proviamo il 2 e mezzo. Figa, questo qua è tosto, questo qua vedremo. Va bene, quindi questo qua sarà il grip perché dovrò riuscire a chiudere il 2 e mezzo. La tecnica segreta per chiudere il grip. Allora, molti di voi cosa fanno? Dicono, devo chiudere il grip, chiudere il grip, lo prendo in mano, provo a chiuderlo, come devi. No, non si fa così, tutta una tecnica. Lo scuoto è una tecnica, la panca è una tecnica, il braccio di ferro è una tecnica, tutta una tecnica. Anche i gripper sono una tecnica. Innanzitutto, il posizionamento. Vedete, il gripper ha due gambe. Vedete che qua è leggermente più curvo? E qui invece ha una linea che va giù più dritta. È molto sottile la differenza, però vedete qua è molto più curvo e qua un pochino più angolata. Questa parte qui la mettiamo nel palmo della nostra mano. Poi, come lo posizioniamo? Non è che lo prendiamo così e proviamo a chiuderlo. No. La gamba, questa qui, deve essere più vicina alle vostre dita possibile, idealmente sulla linea dei calli. Poi, questa gamba qui deve, immaginate che deve tagliare a metà il dito mignolo, quindi la portiamo alla testa del dito mignolo. Vedete che è come se stesse tagliando il dito mignolo, questa gamba qua, sempre in avanti, e questa gamba qui la posizioniamo in modo che taglia a metà il dito, questo qui, quindi metà, metà. Posizionamento è questo, più o meno, abbastanza alto e avanti. Poi, se proviamo a chiudere così, se proviamo a chiudere così, vedete che torna indietro. Il grip viene indietro e noi non vogliamo questo movimento, vogliamo che sia sempre in avanti. Quindi, cosa facciamo? Portiamo il pollice, guardate qua, pollice in avanti e pieghiamo il polso indietro. Così è una base, così il gripper non può andare indietro, vedete? Poi, con l'altra mano, prendete l'altra gamba del gripper. Chiudete, 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 lo portate in una posizione abbastanza confortevole. Chiudete con le dita, poi lasciate e fate la chiusura. Idealmente il mignolo ovviamente deve essere a metà, quindi metà fuori, metà dentro. Poi il pollice, questo qui non rimane così. Il pollice prende l'indice e schiaccia insieme per cercare di chiudere per più forte, vedete? Il pollice attivamente cerca di spingere. Ovviamente si usa la magnesite ovunque,
E chicca si usa manesita anche qui, così il pollice può spingere bene con... insieme a tutta la mano. Questa è la tecnica speciale, cosa molto importante, lato dritto, più avanti possibile nella mano vicino ai calli. Questa gamba qua deve tagliare il mignolo, questa gamba qua deve tagliare il secondo dito, portare avanti il pollice e indietro il polso, chiudere, avvolgere con le dita, una volta che sia la posizione, si chiude. Bene ragazzuoli, il video è finito, io vi saluto, vi ringrazio della visione, iscrivetevi, mettete mi piace e noi ci vediamo alla prossima. Stay strong baby.